Il volo al Festival di Sanremo, raccontateci il vostro brano. Vai, Facciamo facciamo. un, Vai due, tu, dai, tre, vai tu, inizia per. tu, al volo. Siamo davvero emozionati di ritornare qui al Festival di Sanremo perché quest'anno torniamo con uno spirito diverso, ovvero lo spirito di festeggiare i nostri 10 anni di carriera. E li stiamo festeggiando con un nuovo brano che si intitola Musica che resta. Siamo davvero affezionati a questo brano perché. E diciamo che segue un po' la scia di Grande Amore con suoni più contemporanei, ma ci teniamo a dire che in questa canzone c'è la firma della mitica Gianna Nannini. Cosa vi è sembrata la prima serata e come, no, anche la seconda, voi vi siete già esibiti due volte, quindi con che emozioni? Sì. Sì, diciamo che le emozioni sono sempre le stesse, non si è mai troppo. Non bisogna mai essere troppo sicuri di sé sul palco. Quella leggera insicurezza ti dà, magari, è il modo per emozionare il pubblico, no? Emozionarsi per emozionare il pubblico. Ed è stato bello tornare dopo 4 anni in gara, ma soprattutto perché stiamo festeggiando i nostri 10 anni di carriera. Siamo nati proprio sul palco dell'Ariston nel 2009 e quest'anno siamo tornati appunto con, una canzone che ci permette di iniziare poi un tour con un'uscita del disco il 22 di febbraio e ci sono tantissimi altri progetti. Sognate l'Eurovision? Ma guarda, l'Eurovision per noi è stato molto importante anche nel 2015, sicuramente è una grande piattaforma mediatica. Quindi sicuramente se ci sarà l'occasione, perché no? È una bella esperienza l'Eurovision sempre. Chi è che mi dice qualcosa sul duetto? Domani duetteremo con un grande artista, un grande violinista, si chiama Alessandro Quarta. Diciamo che anche lui ha lo stesso nostro obiettivo, quello di sdrammatizzare la classicità di uno strumento musicale, come noi lo facciamo con le nostre voci, lui lo fa col violino e lo rende più con un graffio più rock. Una domanda più legata all'aspetto spirituale, visto che siete stati a Panama, se mi dite ciascuno un po' il suo rapporto con la fede. Io sono un praticante, sono molto, molto legato alla fede, ci tengo davvero tanto quando posso la domenica andare a messa, anche perché è una cosa. Sono cresciuto con questo spirito, facevo il chierichetto da piccolo, dopo ho seguito tanto. Infatti si vede dalla faccia che facevi il chierichetto. Lo facevo. Anch'io ho fatto il chierichetto, diciamo che sono in un periodo del proprio mistero della fede, ma prima o poi ritroverò la strada, piano piano. Comunque queste esperienze anche con il Papa, vedere ragazzi che comunque piangevano e si commuovevano pregando davanti al Santo Padre, comunque sono esperienze forti che bisogna vivere al 100% e entrare proprio con empatia nell'anima delle persone per capire cosa causa tutto ciò, c'è sempre un significato a tutto. Io credo, non pratico perché siamo sempre in giro e non sono un praticante, ecco, non mi nascondo dietro un dito, però assolutamente credo c'è tanta fede, anche perché penso che sia una delle forze più potenti al mondo, avere fede. Volevi aggiungere qualcosa sull'Eurovision, perché ho visto che stavi prima. No, ci teniamo davvero tanto anche perché lo spirito e l'affetto che si ha per la propria bandiera quando si è all'Eurovision credo sia un'emozione unica e ci teniamo. Guarda, se dovesse capitare di nuovo di ritornare all'Eurovision lo farei con tanto piacere. Un'ultimissima cosa, e siete scaramantici perché molti vi danno per Molto, favoriti. molto scaramantici. Forse no, non più di tanto, no? Non credo di essere, non dipende dalla fortuna o dalla sfortuna, diciamo, secondo me Ma cosa, se deve succedere, no. succede, Sì, quindi. abbiamo tutti e tre la stessa idea, come vedi. Ok.